Salve, oggi parliamo di come abbassare i costi nella residenza per Panama. E come probabilmente sapete, se siete arrivati a questo video, esiste un convegno tra Italia e Panama che permette di ottenere la residenza molto facilmente. Cosa viene richiesto? Viene richiesto il certificato penale o il casellario giudiziario, la carta d'identità italiana. Se non avete la carta d'identità italiana è necessario presentare un certificato di cittadinanza. Oltre a questo, ovviamente, il passaporto vigente almeno per altri 6 mesi. Questi sono i documenti basici, poi chiedono una prova di come andrete a sostenervi a Panama, cioè che tipo di attività farete, qualcosa farete, eccetera. E questo ha due opzioni, una è la società, una società di Panama, e un'altra è un contratto di lavoro. Ora, ci sono alcuni consulenti, tra virgolette, o intermediari, possiamo dire, che offrono le residenze a Panama, che vi dicono no, non serve fare la società, io ve lo faccio con un altro sistema. Qual è il problema dell'altro sistema? L'altro sistema è un contratto di lavoro. Ora, il contratto di lavoro va vidimato dal Ministero del Lavoro, quindi la società deve prima di tutto poter inserire dei cittadini stranieri, e questo è limitato a uno per società, a meno che non abbia centinaia o decine di impiegati. Quindi è uno straniero ogni 10 panamensi, quindi diciamo che una società può metterne uno, fa il contratto, perfetto. Ora, quale società vi fa un contratto gratuitamente? Chiaramente avrà un costo questo contratto. Il contratto poi è falso perché? Perché non andrete a utilizzarlo, cioè voi aprirete la vostra attività o pensate di vivere di rendita, di quello che sia, e quindi questo contratto non andrà a buon fine, cioè non sarà vigente. Ora cosa succede? Normalmente Migrazione non controlla questi contratti, solamente vuole che siano vidimati dal Ministero del Lavoro, quindi c'è un impegno da parte dell'azienda che deve mandare il suo rappresentante legale al Ministero del Lavoro e farlo vidimare, e poi questo contratto viene presentato a Migrazione. Siccome questo viene utilizzato furbamente ma illegalmente da parecchi in questo momento, arriverà il momento in cui Migrazione andrà a controllare tutte queste cose, e quindi il rischio qual è? Che vi venga revocata la residenza, perché dicono avete dichiarato il falso o in ogni caso non avete ottemperato con quanto avete dichiarato, il contratto è nullo perché non è stato utilizzato, e quindi la residenza può essere revocata. In questo momento non sta succedendo, non è successo, però io come avvocato non posso consigliarvi di fare una cosa che è illegale. Ovviamente, perché queste persone ve lo consigliano? Perché loro sono intermediari, quindi non hanno nulla da perdere, non hanno una figura professionale iscritta a un albo, iscritta al tribunale come noi avvocati. Cosa fanno? Raccolgono la documentazione e poi la presentano a un avvocato panamense. Perché? Perché per avere la residenza, per poter richiedere la residenza, è obbligatorio farlo attraverso un avvocato o una firma di avvocati panamensi, non stranieri. Okay? Quindi l'avvocato straniero,
tramitatore, l'esperto che si è svegliato la mattina e vi consiglia come fare. Cosa fa? Semplicemente presenta questi documenti a un avvocato panamense che in buona fede magari li accetta e li presenta a Migrazione. Questo però non significa che un domani non possano andare a controllare, anche perché magari, non so, qualcuno a cui siete antipatici e a cui avete raccontato come avete ottenuto la residenza, un domani fa una denuncia anonima a Migrazione, vanno a guardare la vostra cartella, fanno l'indagine sulla società e vedono che magari la società non è attiva, non ha nessun impiegato, non ha dato lavoro a nessuno e che quindi il contratto presentato è falso. Quindi quello che io vi consiglio è fate la vostra società, poi se non la volete utilizzare semplicemente dite all'avvocato di rinunciare, quindi di mettere la società in operativa, e avete il costo solamente iniziale, l'anno dopo non la rinnovate e risolvete il problema, nessuno vi viene a dire nulla se avete cambiato lavoro. Ora, se voi invece non avete fatto uno dei passi necessari per ottenere la residenza, sì, potete avere un problema. Quindi io non posso dirvi fate i furbetti e presentate un contratto di lavoro che magari, non so, l'amico mio o qualcuno vi trova. Anche perché, come vi ho detto, questo ha dei costi. Quindi alla fine non andate a risparmiare una somma enorme, andate a risparmiare, non so, forse il 50% di quello che può costarvi una società. Ora vi chiedo, vale la pena rischiare che un domani vadano a indagare o che un domani vengono a bussarvi la porta e vi dicono lei ha presentato un documento falso o in ogni caso, anche se non è falso perché era stato fatto all'inizio in buona fede, non è stato portato a termine? Quindi io vi consiglio di non farlo, non andate a risparmiare questi. E a Roma si chiamano i guadagni di Maria Calzetta, perché poi alla fine vi costano più cari. E con questo concludo sul tema di risparmiare sulla residenza a Panama o fare i furbetti e presentare un contratto di lavoro inesistente. Buonasera. È ora di dare una svolta alla tua vita. Informati sul nostro sito o prenota una consulenza per cambiare vita.